Oggi ci troviamo in un meraviglioso campo di grano. Qual occasione migliore per fare una full immersion nella natura e studiarne le caratteristiche? Già che ci siamo, daremo anche una spolverata, giusto per stare in tema, sulle proprietà del grano. Il frumento, chiamato anche grano tritico, appartiene alla famiglia delle graminacee. Esistono due tipologie di frumento: il frumento duro o grano duro e il grano tenero. Il grano duro è la materia prima dalla quale poi si ricava la semola, perfetta per fare la pasta, mentre il grano tenero è perfetto e ideale per la realizzazione di impasti soffici, dolci e salati. Questa è la spiga e nella cosiddetta spiga troviamo le cariossidi. Ve le faccio vedere. Queste sono proprio le cariossidi. Ogni cariosside è formata da tre strati differenti. Lo strato più esterno, che costituisce a seguito della macinazione, ovvero del processo molitorio, la crusca, è ricco di cellulosa, proteine, vitamine e sali minerali. Poi troviamo uno strato intermedio, il cosiddetto strato amilifero, detto anche albume, ed è il tessuto di riserva della nostra cariosside, quello che per la maggior parte costituisce il frutto, quello che alla fine troveremo nelle nostre farine. Poi troviamo un terzo strato, quello più interno, quello più intimo, detto germe o embrione, dal quale si ricava il prezioso germe di grano, perché sono influenzati da moltissimi elementi, come ad esempio il clima, tipo di terreno, tipologie di coltivazione e così via. Approssimativamente posso dire che ogni frutto, ogni cariosside apporta l'8-18% di acqua e ben il 72% di glucidi, quindi di zuccheri in pratica, in cui il 60% è rappresentato da amido. Arriviamo ora alla parte più interessante, perché parliamo delle proteine. Ogni cariosside è costituita dal 7-18% di proteine, ovvero albumine, globuline, glutenine e gliadine. Parliamo ora un pochino degli amminoacidi. Sebbene il profilo amminoacidico del frumento sia molto buono dal punto di vista della quantità, non lo è in ugual misura dal punto di vista della qualità. Infatti, nel profilo degli amminoacidi, il frumento è carente di due amminoacidi, ovvero la lisina e il triptofano. Per bilanciare questa carenza, che cosa si fa? È importante abbinare il frumento con dei legumi per bilanciare appunto il profilo aminoacidico e averlo perfetto. Per quanto riguarda i sali minerali, si concentrano nel pericarpo e troviamo ferro, potassio, sali di calcio, rame, zinco, magnesio. Troviamo anche vitamine del gruppo B e vitamina E. Ci sono anche degli elementi cosiddetti antinutrizionali, ovvero i fitati, che vanno a chelare alcune molecole, per meglio dire metalli bivalenti, che si trovano in altri alimenti limitandone l'assorbimento. E per questo è sempre importante sciacquare bene tutti i cereali in generale, insomma il frumento in particolare, prima di cuocerli. Ultima cosa, 100 grammi di frumento apportano all'incirca 310-320 kcal. Con questo è tutto, adesso vi lascio apprezzare questa meraviglia di campo dorato.